Bentrovati cari buongustai a casa tua. Show Restaurant si è fermata a Pianette di Rovito. Siamo in provincia di Cosenza al ristorante New Number One. Ristorante, pizzeria, pinzeria. Venite con me, vi presento il team. Mani grandi grandi quanto il mare. Potrei impastare tutto il grano del mulino. Preparerei un pane grande quanto il mondo. Per farlo cuocere lo porterei dal sole. E quindi ecco voi il team, il gestore, nonché primo chef, Lorenzo Fortuna. L'affidabilissima aiuto chef, lei è Pina Imbrogno. In alto le pinze, quindi due pizzaioli, Christian Mazzuca e Andrea De Santis. Ad accogliervi in sala il più che simpatico Francesco Baldino. L'insostituibile Mario Gallo. La splendente Chiara Agnesi. L'inimitabile Francesco Frontera. È un ristorante pizzeria, c'è bisogno di un grande aiuto. Lei è Rosalba. Quel giorno è esistito nella storia. Ale, 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 ale. Ed eccolo il grande gestore e anche primo chef Lorenzo Fortuna. Ben trovato a casa tua, Lorenzo. Benvenuti. Come va? Tutto bene. A me, secondo te, come va a me? Number one, sono il number one. Benissimo, benissimo, anche perché qui a Pianette di Rovito si sta davvero alla grande, anche se so che tra poco probabilmente Ma non lo so, ma vediamo. Vediamo, forse. Vediamo, forse, va bene, ma questo non è dato sapere. Andiamo nel dettaglio sulla realizzazione del menù, anzi dei menù. Doppia proposta per questo show restaurant e pinza show restaurant. Cosa hai pensato, Lorenzo, nella sezione del menù, quello proprio della gastronomia classica? Allora, abbiamo offerto due alternative per chi voleva la pizza o la pinza. Da noi le facciamo entrambe, con un piccolo antipastino prima, con delle bruschette e delle polpette che facciamo noi, e poi una pizza o pinza a scelta dal nostro menù ampio. Che da queste poi verrà fuori il cavallo di battaglia, perché io tra la pinza, tu sei re, hai vinto un sacco di premi, senti, ma quel premio proprio straordinario, anzi quelle due pinze particolari, che facessi con tutti quegli aromi, e poi quell'altra invece con l'arabica. Cosa ti sei aggiudicato con quelle pinze? 2014 l'Award a Roma. Avete capito? Number one? E questa è, per cui pinza show restaurant oggi, c'è anche il ristorante che merita, certo, che hai strutturato un menù ispirandoti anche ai prodotti di a casa tua, ovviamente. Certo, buonissimi tra l'altro. Grazie, hai provato? Abbiamo proposto un antipasto con salumi nostri locali, quindi a chilometro zero. Poi abbiamo fatto due assaggi di primo, una pacchero al bergamotto con salsiccia, zucca e porcini. Salsiccia, zucca e porcini, perché dove siamo qui proprio? È un territorio presilano. Ai piedi della Sila. Ai piedi della Sila. Ai piedini della Sila volevamo far mancare, secondo voi, i porcini e la patata della Sila, che la incontreremo in diverse versioni? No. Assolutamente. Poi non ci accontentavamo del pacchero, perché c'è chi ama il formato corto, c'è chi ama il formato lungo. E abbiamo fatto la tagliatella, sempre al bergamotto. Con baccalà, altro prodotto nostro, anche se non è presilano, ma comunque delle nostre parti, sì, calabrese, sì, sì. Del pomodorino datterino idropolico, e abbiamo messo del pistacchio all'interno. Quindi, e un po' di basilico. Quindi anche un inno all'Italia, perché devo dire che ha tutti i colori dell'Italia, perché noi questo vogliamo fare, promuovere la ristorazione e il comparto agroalimentare calabrese, ma calato nel contesto italiano. Quello ricordiamocelo sempre. E poi con il pane di Cuti, il famoso pane di Cuti, il genio ribelle e anche buon gustaio del nostro Lorenzo Fortuna, che cosa ha pensato di realizzare? Abbiamo fatto con il pane un involtino, all'interno abbiamo messo del cacio silano, di Podolica era il cacio. E poi abbiamo abbinato dei porcini trifolati, naturalmente, un po' di cipolla di Tropea caramellata,
e abbiamo messo la nostra salsiccia arrostita, classico piatto cosentino, calabrese. Cosentino, abbiamo unito tutta la Calabria. Complimenti chef. Grazie. Quale sarà il cavallo di battaglia? Tu hai detto il ristorante. Io il cavallo di battaglia non l'ho voluto proprio chiamare sul ristorante, sulla pinza, perché mi mancava il pinza show restaurant. Io penso che tu possa che essere da maestro, qual è, che non lo vuole dire che maestro, ma il suo caro padre Francesco, il suo caro padre Francesco giustamente disse che qui ci sarebbe stato un number one, ed effettivamente eccolo qua. E allora andiamo dritti verso i tuoi pizzaioli, okay. Formati bene bene, impastati bene bene, lievitati naturalmente. Che cos'è che sfornano? Quali sono le proposte più richieste dai clienti storici, anche da prossimamente dai nuovi, quelli che si aggiungeranno? Naturalmente abbiamo le classiche, dalla margherita capricciosa, anche se non per sminuirle, ma non ci lavoriamo molto. Poi abbiamo una parte di menù con delle margherite gourmet, dove abbiamo dei pomodorini tutti particolari, alcuni con il presidio Slow Food. Mm-hmm. Abbiamo poi una parte di pizze condite con dei prodotti gourmet italiani e calabresi. Okay. Usiamo molto la cipolla di Tropea caramellata sulle pizze. Ed è in una delle quattro proposte che tu, tra tutte le diverse gourmet, hai pensato di proporre, no? Per questo evento, che è la... La Salvador Dalì. Salvador Dalì, perché ci sono anche quelle ispirate agli artisti. Tutte, sì. Quasi, le gourmet sono ispirate a dei pittori. La Dalì, che ha questo finale con la cipolla rossa, filetti di cipolla rossa di Tropea caramellati, una sciccheria con questi salumi, incontra a un certo punto le olive, anche verdi denocciolate calabresi, che sono davvero un must, e poi un po' tutta l'Italia, dalla Bresaola della Valtellina a addirittura al fior di latte. C'è il nostro tartufo del Pollino. Il tartufo del Pollino, quindi che dirvi? Altro che gourmet, un dipinto, ovviamente un dipinto non poteva essere che ispirato ad un grande artista. Mentre un'altra che non può mancare, perché qui le patate in pacchiuse abbiamo detto che sono un must, certo. La Sila, la nostra Silana con la salsiccia Silana, le patate in pacchiuse rigorosamente della Sila e i funghi porcini. E funghi porcini, e poi io dico, cari buongustai, ma anche gnam potrebbe essere un sinonimo. Gnam gnam, richiesta da tutti, e mi sa che lì potrebbe gnam, tra quelle più vendute, con la crema di zucca, la pancetta di suino nero di Calabria rigorosamente arrotolata, mm-hmm. Esatto. E la scamorza affumicata sempre della sopra, Sila, sempre Silana, esatto. Generosa, generosa. E poi abbiamo, abbiamo anche un'altra, che è chiaro che è tra le più richieste, che è anche la Reginella, questa pizza abbastanza semplice, no? Dove chiunque volesse assaporare un pomodorino di alta qualità, quindi certo. In questo caso abbiamo i datterini idroponici con un'ottima bufala o fior di latte, sì. È vero? Bufala, mettiamo bufala. Quindi questo è senz'altro un altro cavallo di battaglia. Tra queste proposte, quale secondo te proprio sarà il cavallo di battaglia? Ma penso che in questo momento la più venduta sia, se la giocano, la Silana e la gnam. Ok, lui è affezionato alla chic, chissà perché, che è quella con la polvere di caffè che esatto. L'ha fatto vincere l'award. Diciamo che andiamo su una pizza gourmet. Gourmet, va fortemente bene. Gourmet. Ma lì, aspettami, che poi quello lì sarà un altro show restaurant. Allora, io direi diamoci questa sfida, quindi sarà uno di questi due? Vedremo cosa diranno i nostri cari, affezionatissimi clienti. Tra poco ti chiederò i punti di forza. Fammi fare un po' un giro tra i nostri pizzaioli. Lorenzo, ristoratori da generazioni, ma voglio capire, secondo te quali sono i tuoi o i vostri punti di forza? Guarda, da che è stata l'origine è stata sempre la scelta e la qualità che abbiamo offerto in questi 30 anni di attività qui a Pianette di Rovito, l'insegnamento è stato la qualità, quindi la scelta dei prodotti appunto, faccio un esempio, sulla pizza mettiamo mozzarella, gioiella, se si può dire, non sì, lo so. Sì, certo che si può dire. Gioia del Colle, quindi voglio dire. E quindi un must in Italia, in questo comparto.
Per cui il punto di forza ovviamente è la ricerca del prodotto e quindi l'etica poi personale che rispecchia in quella professionale. Niente di più, niente di meno. Bene così. Proprio con queste belle facce, voi da una vita, Lorenzo, Pina, che scegliete ingredienti, che selezionate aziende, un lavoro pazzesco, enorme. I ragazzi ci sono da tanto tempo, ma per certi versi potrebbero essere anche nuovi, no? Della squadra. Però ogni giorno è un giorno nuovo, è vero? È come se fosse il primo giorno. Per cui, squadra che vince non si cambia se il cibo è in bocca. Il piatto è pulito, ma soprattutto se i loro occhi sorrideranno, vero? Grazie. E diamo il via quindi al nostro Pinza Show Restaurant. Applausi. Le proposte gourmet degli chef delle pinze per questo show restaurant sono già dei cavalli di battaglia conclamati. Vedremo quale sarà quello invece che vincerà questa sera. La Silana. E dove, se non altrimenti, in un luogo presilano come questo? Con patate della Sile GP, salsiccia, funghi porcini della Sila. Continuiamo la proposta della Pinza Show Restaurant con la gnam, crema di zucca gialla, pancetta di Calabria di maialino nero arrotolata e poi generosissime scamorze affumicate. Ho la goduriosa sensation con mortadella IGP, Bologna IGP, e pistacchi di Bronte DOP. O sarà un'opera di Salvador Dalì? Ma sempre una pinza, eh? Questa volta la caratterizzeremo con cipolla di Tropea Calabria IGP caramellata. E il cavallo di battaglia è la pinza gnam, quindi con questa crema di zucca, questa pancetta arrotolata e poi scamorza affumicata. Com'è andata, Lorenzo, tutto sommato, questo Pinza Show Restaurant? Eccezionalmente bene. Vabbè, gli ingredienti sono eccezionali, per cui di conseguenza è come poteva andare se non benissimo. Dacci qualche riferimento per metterci in contatto con voi. Allora, ci trovate a Pianette di Rovito, numero di telefono 0984 43 36 53, oppure ci potete contattare sulla pagina Facebook New Number One Pizzeria Cosenza.
quindi non potete sbagliarvi assolutamente. Allora, per ricordarvi ancora invece come mettervi in contatto con noi, noi siamo stati benissimo, ritorneremo presto, venite con me per qualche dettaglio. Solitamente prendiamo dei gusti molto tradizionali, la reginella, cioè piuttosto che la salsa di pomodoro preferiamo i pomodori pachino. Io ho preso la pinza, la reginella, perché a me piace mangiarla semplice, non mi piace mangiare la pizza troppo piena di roba. Di solito prendo la Sensation con mortadella e pistacchio. Devo dire che qui da noi è la numero uno. Quando vengo qui prendo sempre la Silana perché gli ingredienti sono sempre genuini e di ottima qualità. E stasera siamo qui con la mia ragazza, abbiamo optato un metro di pizza, abbiamo scelto i gusti gnam, margherita e broccolosa. Secondo me la migliore era la broccolosa con le rave e la salsiccia. Mi capita di venire spesso e prediligo la pinza e il mio gusto preferito è la gnam. Stasera è stata presa e devo dire che ha dato il suo bel risultato. E vi ricordo quindi che potrete mettervi in contatto con noi chiamando l'800 088 335 o andando sul nostro sito internet www.acasatua.tv. Lì potrete rivedere tutti gli show restaurant e soprattutto scoprire quali sono i loro cavalli di battaglia. Scrivete anche a redazione @acasatua.tv. Alla prossima!